Non dobbiamo porci dei limiti, non dobbiamo fare tabelle. Una cosa è certa, che se facciamo 9 punti arriviamo quarti sicuro. E quindi che è il minimo obiettivo, secondo me. Terzi o quarti vuol dire superare non fare il turno preliminare, quindi è già qualcosa di importante. Sarebbe ancora meglio terzi, però la certezza è che se fai 9 punti arrivi quarto. Poi vediamo. La squadra che sta facendo bene, ho visto l'ultima partita, non meritava di perdere, ha giocato gran parte della gara con un uomo in meno, ma nonostante questo ha fatto buone cose, è una squadra che comunque, nonostante quello che gli sta succedendo, ha entusiasmo, è una squadra di giovani, è una squadra che ha voglia di dimostrare e di centrare un obiettivo che tutto sommato fino a questo momento sarebbe stato più che meritato, perché insomma avrebbe molti punti in più e sarebbe praticamente già quasi salvo. Quindi è una partita difficile, perché entrambe le squadre hanno bisogno di fare 3 punti. Diciamo che noi con i 3 punti facciamo un grandissimo passo in avanti e loro con i 3 punti alzano di tanto le chance di salvezza. Un punto gli serve poco, secondo me, e con nessun punto sarebbe grave, quindi loro hanno la partita della vita, non dobbiamo sottovalutarla, è una partita importante che riserva secondo me tante insidie, e quindi dobbiamo stare concentrati e puntare al massimo risultato. Sì, perché tanti paragonano il campionato, un cammino semplice, al fatto che devi incontrare squadre che sono di bassa classifica, ma paradossalmente è il contrario. Ci sono delle squadre che incontrano altre compagini che non hanno più nulla da chiedere al campionato, vedi lo Spezia ad esempio. E questo non vuol dire che fanno certamente 9 punti perché è facile, ma semplicemente perché quando ti trovi nelle ultime partite le motivazioni cambiano, le motivazioni fanno tanto in una gara, e quindi le motivazioni di una squadra che deve raggiungere a tutti i costi 3 punti per salvarsi sono motivazioni molto molto valide e che portano sicuramente ad essere una partita molto complessa. È fondamentale ai fini del raggiungimento del terzo o del quarto posto, perché poi vai a Modena che si deve salvare, poi ricevi Latina che si deve salvare, e vorrebbe dire fare 3 punti, innanzitutto tenerti lì davanti, possibilmente recuperare qualche punto sulle squadre che sono dietro, certamente una vittoria di domenica vorrebbe dire essere entrati matematicamente nei playoff, magari con almeno 2 o 3 squadre che non ti possono più raggiungere, e quindi è un passo importante. E poi se vogliamo puntare al terzo posto passa tutta la partita di domenica. Sì, ma io sono preoccupato ogni volta che c'è un'assenza, è normale che è un'assenza pesante per noi sotto tanti punti di vista, nel presente perché avevamo trovato un giocatore importante dietro che ci dava un certo equilibrio, che sotto il punto di vista tecnico e anche tattico. A questo punto siamo rimasti corti dietro e siamo rimasti corti anche a centrocampo in previsione dei playoff. Sappiamo che perdiamo Memushai, e quindi è una perdita pesante per noi. Sì, l'ho sentito tutti i giorni, anche dopo l'operazione. Sì, ma tornerà qui per fare la riabilitazione perché vuole stare vicino alla squadra, ai compagni. È stato un ragazzo importante per noi, per il cammino che abbiamo fatto, e quindi ci tiene a stare vicino alla squadra. Questo non vuol dire che non abbiamo soluzioni. Senza Mandragora abbiamo una soluzione in meno. Abbiamo giocatori affidabilissimi come Bruno, come Selasi, oltre a quelli che hanno giocato di più. E quindi siamo abbastanza coperti. Certo è che una munizione, un infortunio, poi diventiamo abbastanza corti e bisogna inventarsi qualcosa, o nel modulo o negli uomini.
No, in primavera no, non ci sono giocatori pronti, qualcuno fisicamente, anzi molti fisicamente, altri per capacità soprattutto tattiche, non sono ancora pronti. Forse l'unico che per struttura fisica ci può stare è Odriozola, però è ancora molto giovane, ovviamente farebbe fatica a livello tattico, soprattutto con il modulo con cui giochiamo noi. Ma sono tutte difficili, non cambia nulla, magari vuoi evitare una squadra e ti rendi conto che è più difficile giocare con un'altra. I playoff sono qualcosa di difficile. È difficile anche pensare che tipo di partita sarà nei playoff, perché ci sono troppe vicissitudini che fanno sì che una partita possa cambiare, sono troppe le cose importanti che fanno sì che una partita di playoff possa andare bene: lo stato di forma, lo stato mentale, il momento individuale di singoli giocatori, la stanchezza, la preparazione. Quindi sicuramente, certamente saranno tutte partite difficile, ognuna con le proprie insidie. È uno di quegli aspetti che conta tantissimo, ma non solo quello, anche il campo. Cesena, ad esempio, e Lentella possono sfruttare il fattore campo, giocare sul sintetico è molto diverso che giocare su un campo in erba, e quindi quello è un altro di quegli aspetti che contano. E il fattore stadio, Cesena, uno stadio che certamente ti spinge tanto, e Bari, giocare a Bari con, immagino, i playoff almeno 30.000, 40.000 ci saranno, e non è semplice. Quindi dipende da tante cose. No, non vince il pubblico, però nei momenti di difficoltà, quando senti la spinta di 40.000 che ti aiutano, incide, credimi che può incidere. Tutto sommato questo è stato fino adesso un campionato divertente, tra alti e bassi, più alti che bassi, sinceramente. Bene o male, anche se non piace perdere, in quelle 8-9 partite, la squadra ha sempre fatto divertire. E quindi credo che, tutto sommato, visto che la gente di Pescara dice sempre che l'importante è divertirsi allo stadio, vorrei che rispondesse anche con i fatti. E quindi ci aspettiamo che possa essere uno stadio con più gente, perché la squadra se lo merita, perché è un momento importante e i giocatori lo sentono questo, il calore che c'è attorno a loro, e può essere un momento determinante. Però al di là poi di chi viene, io sono contentissimo di quei 7-8 mila che vengono sempre, perché sono sempre stati molto caldi, e l'importante è che c'è quello zoccolo duro. Poi se sono di più e fanno più scena e più rumore, è ancora meglio. Io immagino che il Cagliari non voglia più assolutamente aspettare, perché poi diventa, è vero che deve fare un punto, ma poi quando arrivi a magari a due partite alla fine, che devi fare un punto a tutti i costi, incontri due squadre che devono salvarsi, non è così semplice. E quindi io, se fossi l'allenatore del Cagliari, manterrei altissima la tensione per cercare di chiudere bene, benissimo e subito, presto, questo campionato, perché poi diventa difficile, diventa veramente difficile. Ma condivido, io il futuro non è mai certo, il futuro si chiama futuro perché è incerto. E quindi la certezza che c'è è che è un contratto. È vero che tante volte il contratto non vuol dire niente, perché guardi pure che il presidente si stufa di me e mi manda via prima, quindi questo non vuol dire assolutamente nulla. Ripeto semplicemente quello che ho sempre detto: il mio sogno è quello di portare